Cari, dove ci porti oggi? Perché ti vedo con tutte le lucine intorno in discoteca praticamente. Non esattamente Tiziana, però sono in un luogo speciale, più speciale di una discoteca. È il luogo dove vengono vaccinate le persone autistiche gravi, qui al Policlinico di Tor Vergata. Vedi, ci sono delle luci particolari, ci sono degli strumenti ed è tutto finalizzato a creare un percorso. Poi ci faremo spiegare perché è così importante. Io forse adesso possiamo anche riaccendere la luce e ti faccio conoscere il professor Massimo Embrioni, che è infettivologo di questo ospedale. Peraltro, visto che oggi si parla molto di che vaccini si utilizzano, lo sappiamo, gli estremamente vulnerabili hanno bisogno di un vaccino RNA messaggero, quindi si utilizza Pfizer, perché gli autistici gravi, che sono estremamente vulnerabili solo qui nel Lazio, hanno bisogno di questo tipo di vaccino. Buon pomeriggio, professor Embrioni, ci vuole raccontare come il Policlinico sta gestendo nel suo complesso gli estremamente vulnerabili? Sì, noi abbiamo iniziato già da diverse settimane, prima a vaccinare i dializzati che afferivano al nostro Policlinico, poi abbiamo continuato con i trapiantati d'organo e quindi soprattutto di fegato e di rene, gli ematologici, gli oncologici, e poi i colleghi della neuropsichiatria infantile ci hanno posto un quesito molto importante, cioè la vaccinazione degli autistici, una categoria particolarmente fragile, particolarmente vulnerabile, in cui è difficile riuscire a raggiungerli, a convincerli della vaccinazione. Quindi il messaggio di doverli vaccinare è molto complesso in questa categoria, perché diciamo fargli comprendere quello che vuol dire la vaccinazione. Però non professore, è semplice. Lei sa assai bene che lo comprendono bene, molto bene, i genitori. Noi abbiamo avuto ospite Nicoletti e siamo orgogliosi di averlo fatto, di aver raccolto il suo grido di, anche di rabbia se vuole, perché lui diceva: non solo per mio figlio ma in generale per tutti gli autistici, immaginarli malati è qualcosa che ci spaventa moltissimo, perché sarebbe una complicazione sulla complicazione, e allora sarebbe necessario vaccinarli e magari anche vaccinare chi gli sta vicino. Quindi siamo molto molto contenti che sia partita la vaccinazione degli autistici. Avete pensato, da quello che vedo, anche un percorso particolare, giusto? Assolutamente sì, è proprio per i motivi che diceva lei. Abbiamo pensato a un percorso che rendesse a loro più semplice l'approccio alla vaccinazione. E quindi, come potete vedere qui, diciamo, ci sono una serie di piccoli strumenti, di cose molto semplici, diciamo, che vanno in qualche modo a fargli percepire e sentire cosa potrebbe essere, cosa vuol dire poter ricevere questa piccola puntura, e quindi avere questa sensazione dell'ago, diciamo, che è una percezione in questo caso, diciamo, quasi piacevole, diciamo, per dargli la sensazione che non accadrà nulla di particolarmente diciamo fastidioso per loro. E poi fargli spiegare che cos'è fargli vedere cos'è la siringa, fargli capire che dover fare questo movimento sarà un qualche cosa che non gli creerà nessun disturbo. E poi una serie di piccoli strumenti che servono proprio a togliere la tensione che la persona potrà avere. C'è anche un sistema che cerca di spiegare che cosa accadrà, e alla fine lui potrà dare un voto su quello che sarà stata la fine di questa esperienza, diciamo, no? Un gioco di luci, tante piccole cose che le assicuro sono stati già vaccinati diverse persone e aiutano, cioè consentono di farlo in maniera un po' più facile. Tantissimo, tantissimo. Senta professore, da ultimo io le chiedo davvero di aiutarmi a spiegare a casa, perché io sono giorni ormai che insisto su questa questione dei vulnerabili e dei fragili, le chiedo aiuto per spiegare a casa quanto è importante per l'economia generale che le persone vulnerabili, particolarmente vulnerabili, vengano vaccinate, e quanto è importante anche per le persone sane. Mi aiuta lei? Assolutamente, ci cioè, provo non solo voglio dire per altruismo, ma anche se fossimo solo egoisti sarebbe importante.
Ma assolutamente sì, perché diciamo appunto al di là del beneficio per il singolo, che è enorme, è il beneficio per la collettività, perché poi diciamo quello che, se noi, questa epidemia ce l'ha dimostrato, diciamo il vulnerabile poi è stato un trasmettitore di virus, ha creato una serie di conseguenze dell'epidemia che si è trasmessa attraverso da loro ad altre persone. Questo effettivamente è un qualche cosa che va fatto capire a tutti quanti. Il vulnerabile è la persona che in qualche modo deve essere per primo protetto, come dice lei, nell'interesse della persona e nell'interesse della comunità e di tutte le persone che stanno intorno a loro e che devono in qualche modo accudirli, proteggerli. E certo, fare da barriera aiutarli. Poi alla persona fragile. E vedo già anche il professor Cognetti, che meraviglia oggi, mi sento proprio al sicuro, li vedo tutti e mi sento già meglio io, tra Morrone, Cognetti, tutti con me. E Andreoni, perfetto. Come sta, professor?